guardate che benvenuti che sono sopra e guardate che non mangia carne. Ma buon anno, buon anno, buon anno. Questo è mio figlio Antonio. Ah, questo è quello che lui mi insegna. Quindi è la foto, di quando ha iniziato a vivere. Era mi metto in posizione tutto. Dopodiché non posso permettere che a un ragazzo possa poi alla fine corrompere insieme un gruppo di ragazzi che io faccio stesso. Quindi mi sono occupato anche dell'aspetto educativo e comportamentale. Quindi secondo le mie regole non sono un professore, non sono un laureato, no. Secondo io ho ritenuto questo la mia famiglia, come io ho fatto con i miei figli a casa, così ho fatto con loro qui. Ho dato, ho avuto, ho aiutato, mi hanno dato prestazioni, mi sono prestato. Non solo, ma mi sono messo anche a disposizione per quanto riguarda il futuro, perché i giovani, una volta che hanno lasciato poi l'attività sportiva, in genere nel passato rimanevano disoccupati, senza lavoro, il che oggi nel mondo proprio di oggi è difficilissimo, perché non c'è molto lavoro, quel poco che c'è sono capaci degli altri. Quindi ho cercato di dare a loro un'educazione tecnica che potesse essere interessante per i gruppi sportivi militari. Io ero un militare, quindi ho voluto che anche i miei pubblici fossero accolti nell'ambiente militare e potessero avere, dopo che lasciavano l'attività, avere una sicurezza economica per vivere. Sì. Ma anche per questo che non ci sono mai quasi mai professionisti. Io nella mia palestra non è una cosa che loro, tutti questi ragazzi non aspirano a essere professionisti. Io li tengo lontano da un mondo che oggi non dà più garanzie. Io non voglio parlarne male perché per carità è uno sport anche quello, però attenzione, ma chi sono i professionisti? Chi sono questa gente? Ragazzi che combattono e non vendono un soldo, vendono pochi soldi. Non sono professionisti, se uno deve andare prima a lavorare per mangiare e poi va a fare il pugilato e gli danno pochi spiccioli, non gli basta nemmeno per allenarsi i soldi. Non sanno neanche quando combattono. Nemmeno si muore se non posso combattimento. Il mondo del professionismo adesso è molto ribasso. In Italia proprio, diciamo solo 2, 3, 4 pugili hanno raggiunto i livelli e riescono ad ingrassare delle borse decenti. Ma tutti gli altri prendono delle elemosine, io le vorrei chiamare, senza offendere, perché non è un peso, ma è una realtà. Un giovane di 25 anni che combatte per 300 euro, signori, ma che combatte 3 volte all'anno, 4 volte all'anno, quello è un professionista, quello non è nessuno. Ecco perché io allora ho visto questa cosa, e anche perché poi è una passione, cioè la vita militare io, è la mia vita, quindi ho cercato di dare a questi ragazzi, è vero, tutte le capacità tecniche per entrare nei gruppi sportivi e militari e paramilitari e poi andare nelle nazionali, perché intanto nei gruppi ricevono un stipendio, anche se modesto, e stanno tranquilli e hanno la certezza dopo di poter continuare in quel gruppo fino alla vecchiaia. Però gli stessi pugili che sono bravi vanno anche in nazionale, vedi il russo, vedi Mangiacapre, vedi, ma io parlo dei miei, ma parliamo di Valentino, parliamo di Picardi, ma parliamo di tanti pugili, Cammarelli che non è di Macerata ma è di Milano, ecco, sono meridionale anche lui, il papà e la mamma sono di Potenza, quindi cioè, voglio dire, i giovani hanno trovato una sicurezza nell'incertezza generale in cui noi stiamo vivendo. I più bravi certamente, che possiamo mettere anche i meno bravi, quelli che si impegnano di meno nei gruppi sportivi, i più bravi li mettiamo in questi gruppi, quindi praticamente loro si prestano al massimo. Infatti noi mai avremmo potuto avere un russo a 31 anni, un Amarello a 33 anni a fare un po' di dilettante se non avessero avuto alle spalle la certezza che nel futuro hanno un posto di lavoro. E questo è l'importante, infatti sta nascendo, ma è già nato, il gruppo sportivo forestale del pugilato, che io sono il responsabile, almeno per il momento, mio figlio è il tecnico. Sì, sì, però vedi che figura, la figura proprio esemplare, certo. È vero, di un pugile di allora, degli anni 35-36. Marcianese terra di pugili. Sai chi è stata a lanciare questo slogan nel mondo? Una certa Antonella e di Napoli, che lavora con la Reuters.
a Milano. Ah, però con il cognome Mami Perramente, lei che è venuto qua a visitarmi, venne a trovare i suoi, e anche lì si diceva l'ascensore di Marcianista. Sì, ma io sto a Napoli, non vado a trovarla. È venuta qui, praticamente si è messo qui a parlare. Sei innamorata? Sì, e alla fine ha lanciato un'agenzia mondiale, Reuters, quindi così la conosco bene. Cioè, dove è stato scritto Marcianista, Landau, Boxers. Quindi,